sei anche lì, perfetto. Basta, mi chiamate con FaceTime? Poi. Ok, grazie. Che stiamo cominciando, ecco perché. Ok. Vedi, sì, le cose tu, poi dopo, regia, dopo loro. Ok. Vai. Niente, dunque, la partita di Matera sicuramente sarà una partita difficile perché la squadra viene da 5 sconfitte consecutive e c'è stato il cambio allenatore la settimana scorsa e penso che abbiano assolutamente voglia di fare bene in casa loro e soprattutto invertire questo trend perché altrimenti il distacco con le squadre che stanno davanti diventerebbe quasi impossibile da colmare nelle giornate successive. Come dicevo, c'è da temere più una squadra che viene da 5 sconfitte consecutive piuttosto che una squadra che viene da 5 vittorie, che magari è appagata. Questa squadra ha cambiato l'allenatore, che ha già gestito la panchina a Trieste, dove sono andati molto bene. Ricordo che a Trieste quasi tutte le squadre hanno perso con distacchi considerevoli, compresi noi, e mentre loro hanno giocato, a parte un pezzo di partita nella parte centrale dove sono andati sotto di 14-15 punti, hanno sempre giocato punto a punto e la partita si è risolta negli ultimi minuti. Quindi devo dire che l'effetto del cambio allenatore probabilmente già si è sentito, ha avuto ancora qualche altro giorno per sistemare un po' le cose e quindi credo che affronteremo una squadra veramente agguerrita. Noi siamo bene, veniamo da 2 vittorie consecutive in casa, nel nostro fortino del Paladozza, sicuramente importante per noi ritrovare il nostro pubblico. Vogliamo proseguire anche noi sicuramente la nostra marcia perché comunque nelle ultime 4 partite sono arrivate 3 vittorie e vincere a Matera ci sarebbe veramente di conforto e alzerebbe tantissimo il morale per affrontare la partitissima di domenica contro il Treviso. Certo, la trasferta più lunga in assoluto del campionato per noi, che viene nell'unico turno infrasettimanale di tutto il calendario, non ci aiuta. Non ci aiuta perché torneremo a Bologna venerdì notte e avremo solo sabato per provare per pensare di fare qualcosa contro Treviso. E la situazione dell'infermeria oltretutto non è bellissima perché Iannilli ha un piccolo acciacco alla schiena e penso non partirà neanche, per cui le rotazioni saranno ridotte, ma a questo punto è importante provare a recuperarlo per domenica prossima. Domande? Luca? Sì, ministri di Iannilli, quindi domani non ci sarà, per domenica comunque. La situazione verrà valutata di giorno in giorno, il fatto che può rimanere a casa è proprio perché magari i dottori, le terapie riescono a ristabilizzarlo in tempi più brevi e fargli fare un viaggio inutile per poi non farlo giocare, probabilmente sarebbe stato peggio. Quindi meno delle rotazioni in meno, per voi cosa cambia domani? Beh, cambia che sicuramente nella rotazione del 4 e del 5, anche se sappiamo che lui gioca prevalentemente in posizione di 5, dovremmo considerare più Raucci da 4 che nelle rotazioni con gli esterni, perché Daniel giocherà quasi prevalentemente da 5 e probabilmente anche Francesco Quaglia dovrà darci una mano nelle due posizioni. Devo dire che rispetto alle ultime giornate, dove abbiamo sempre trovato delle squadre con centroni importanti, non ultima la squadra di Roseto con Silver Bryan e Borra, questa è una squadra che non ha un centro dominante. Diciamo che questo Italo-Argentino Corral è un'ala forte rispolverata da centro per l'occasione, con Hamilton che è uno dei due americani, gioca prevalentemente in posizione di ala e non hanno diciamo il centro da opporre agli Iannilli, per cui se c'è una squadra per cui Andrea
forse non ne sarebbe stato così importante è proprio questa, anche se poi averlo è tutta un'altra cosa, sarebbe stata tutta un'altra cosa, certamente. E, Matera si basa soprattutto su tre giocatori: Guarino, che è il playmaker, tra l'altro una nostra vecchia conoscenza, avendo fatto le giovanili qui in Fortitudo, che è un po' l'anima, un po' il motore della squadra, spinge in maniera assennata tutti i palloni, lancia contropiedi, è in grado di produrre anche molti punti per se stessi, ma per se stesso ma anche per i compagni. E poi pericolo pubblico numero uno è questo nigeriano americano Okoye, che nazionale nigeriano, ha vinto da poco anche l'Afrobasket FIBA con la sua nazionale, in questo momento miglior marcatore del nostro girone, della A2, girone Est, è sicuramente il pericolo pubblico numero uno, è un esterno che può giocare in varie posizioni, può giocare da 2, da 3, ma anche da 4, la sua posizione naturale è alla piccola, ma tanti punti nelle mani, un grandissimo atleta, uno contro uno devastante, mano destra, mano sinistra, e può risultare veramente pericoloso per noi. Dovremmo essere bravi a contenere lui, a contenere Hamilton, che hanno un po' le stesse caratteristiche, grandi giocatori di uno contro uno, grandi giocatori di contropiede, dinamici, rimbalzi d'attacco, e la grandissima reattività, dinamicità di Guarino. Un po', diciamo, la squadra si riassume in questi tre giocatori. Hai avuto modo di vedere se quel cambio di allenatore hanno cambiato anche qualcosa di gioco? Sì, onestamente è anche un po' il mio compito presentando il video alla squadra. Devo dire che dei cambiamenti ci sono già stati. E li abbiamo visti soprattutto nelle situazioni offensive. Difensivamente parlando, avevo scautizzato varie giornate condotte da Cadeo, dove presentava anche vari tipi di zona, ma a Trieste hanno giocato 40 minuti a uomo, e situazioni offensive differenti, ma sempre cercando di esaltare le caratteristiche dei giocatori che ho detto prima, perché in tutti i modi sono situazioni dove giocano molti pick and roll con Guarino, che la fa da padrone, inventa, decide sul blocco se andare, se giocare col lungo, se giocare per gli esterni, e la grande situazione di isolamento per Hamilton e Okoye, che sfruttano blocchi per poi giocare degli uno contro uno a campo aperto. Un po' mi hai anticipato, mi spieghi il tuo ruolo in Fortitudo? Ma un po' mi hai anticipato. In Fortitudo, in prima squadra, diciamo che mi occupo prevalentemente della scautizzazione degli avversari e cerco di preparare qualche giorno prima, anzi già diciamo all'inizio della settimana, dando qualche notizia a Matteo sulle caratteristiche individuali degli avversari, sulle caratteristiche della squadra sia a livello offensivo che difensivo, per poi, andando più nello specifico man mano che ci avviciniamo alla partita, giovedì e venerdì, dove cominciamo a far vedere piccoli video, piccoli pezzi che nel frattempo ho cercato di frammentare da tutte le partite che vedo, facendo vedere ai ragazzi quelle che sono le caratteristiche principali di squadra e dei singoli. Questa settimana è stata una settimana tosta, perché comunque noi facciamo sempre vedere qualcosa anche delle partite fatte, quindi abbiamo fatto un piccolo video su Roseto, poi abbiamo dovuto in 3 giorni praticamente preparare 2 giorni e mezzo la partita di Matera, e ancora non è finita, e poi avremo solamente venerdì e sabato per preparare Treviso. Ci siamo già, io e Lopez, messi avanti col lavoro, perché non è facile. Noi solitamente guardiamo 3-4 partite per avere un quadro più generale della situazione, perché guardando una partita sola vedi Trieste, non hanno mai giocato la zona, magari contro di noi la rispolverano, perché con Cadeo, con l'allenatore prima, erano abituati a farla, per cui non ci si può mai fidare di una partita sola, per cui cambio allenatore, tutto.
ma in particolare diciamo dietro le quinte faccio questo, poi in campo sicuramente tutti diamo una mano a Matteo per lo svolgimento degli allenamenti. Sì, no, la mia domanda era perché mi ricordo un paio di anni fa, certo, hai preso il posto di allenatore di prima, adesso mi sfugge il nome. Di Tinti, sì. Il tuo ruolo ti piace di più, diciamo, allenare o fare questo tipo? Perché è molto importante in questo momento il tuo ruolo. Sì, beh, diciamo che sono due cose completamente diverse. La pressione da capo allenatore è una pressione di un certo tipo, la pressione di un assistente è una pressione diversa e comunque c'è perché tutta la settimana, ripeto, anche a casa, nei momenti liberi o in ufficio, quando siamo qui con i ragazzi che fanno pesi o fuori dall'orario di allenamento, devo mettermi lì e provare a cercare più caratteristiche possibile della squadra e dei singoli. Capo allenatore l'ho fatto per tanti anni nel settore giovanile, che è la cosa che mi piaceva di più e mi piace ancora, però quest'anno per una serie di motivi ho dovuto fare una scelta e abbandonare a malincuore il settore giovanile per provare a fare solo questo, perché il tempo che mi porta via è veramente tanto e non sarei stato di grande aiuto su una squadra giovanile, perché magari su una settimana sarei stato, non so, 3 giorni, 2 giorni, a volte 5 giorni, non è bello, cioè quando uno allena deve allenare a tempo pieno anche i ragazzi, quindi vediamo, è un po' una prova anche per me quest'anno, prossimo anno vediamo se ci sarà di nuovo lo spazio per una squadra. Posto. Video time. Ok. Grazie. Bocca al lupo.